La copertura del Computex 2017 è stata resa possibile soltanto grazie a MSI. Un grazie di cuore perché senza di loro non sarei potuto essere qui. Buongiorno a tutti di terzo giorno. Oggi andiamo nella sede di MSI e poi torniamo al Computex. Ho già preparato lo zaino, però prima dobbiamo raggiungere Michael alla stazione di ieri e ancora prima ho scoperto che c'è un KFC vicino alla stazione. Quindi, siccome sto mangiando nulla praticamente in questi giorni, so che non è alle 8 del mattino la miglior cosa, ma se è aperto vado al KFC. Allora, ragazzi, sono nell'hotel, quel signore lì praticamente se mi sta aiutando e devo andare all'ingresso perché praticamente non trovo la. Abbiamo già l'ascensore. Non trovo più la chiave della stanza. Facciamo questa cosa con lo specchio che è più bella. C'è anche un riverbero della Madonna dentro questa cosa. Vediamo, adesso mi manderanno a quel paese, però sono cinesi, quindi sono gentili con gli ospiti, quindi magari non mi mandano a quel paese. Allora, adesso si è spiegato tutto, non sono un completo rincoglionito. So che c'è un rumore della Madonna qua fuori, ma adesso ci spostiamo dalla via principale. Sì, non che sia tanto meglio, però vabbè. Allora, praticamente ieri ho dimenticato la chiave dentro la stanza e l'hanno presa e riportata ovviamente all'ingresso. Ieri non l'avevano ancora riportata quando ero tornato, quindi mi hanno fatto entrare e basta. Adesso sono andato alla reception e mi hanno detto: guarda che è qui la tua chiave. 311. Io ho detto, ah, ok, sorry. Quindi niente cazzatone. Inoltre c'è anche da dire che il tempo è completamente una merda. Fa veramente schifo. C'è un tempo terribile, però fa comunque caldo. Quindi non lo so, non lo so. Adesso andiamo, proviamo a vedere se il KFC è aperto e se c'è anche qualcosa di interessante da poter comprare. E poi andiamo da Michael. Circa mezz'ora prima di doverci trovare con Michael, che poi arriverà in ritardo perché ormai ho capito che Michael arriva in ritardo lo stesso. Quindi ho deciso di, invece di andare per le vie principali, di passare in queste viette malfamate, dove praticamente probabilmente verrò stuprato e ucciso. E averlo trovato? Attenzione, aspettate, credo sia qua. Sì, dice KFC e bisogna salire. So che non è la cosa migliore da mangiare al mattino, ma devo mangiare qualcosa. Ok, a quanto pare ho fatto la brutta scoperta che anche KFC, come McDonald's, al mattino fa delle cose diverse. Dovrei aspettare fino alle 10 e mezza. Alle 10 e mezza è troppo tardi perché dobbiamo già essere all'headquarter di MSI. Alla fine ho dovuto prendere questo coso qui, che non ho idea di cosa sia. Dovrebbe essere pollo, una specie di panino con il pollo. Però non ha proprio un bel aspetto, ma vediamo, magari è buono. E in ogni caso, la cosa bella è che ho pagato del panino e anche la Coca-Cola 59 dollari, che sono tipo meno di 2 euro. Ok, dentro c'è maionese, una specie di frittata e uovo. Non è male, me ne mangerei 15, ma non è male. Quindi io ho ancora fame, quindi vado a prendere un'altra Coca e un altro panino. Another one? Only one. Drink. One and one. Altro giro, altra corsa. Ma mi hanno nemmeno rubato il posto, quindi posso riprendere questo fantastico posto. Allora, non che mi dispiaccia, però vorrei capire, qualcuno mi può spiegare perché in Cina o almeno qua, guarda, oddio, è compresso. Qualcuno mi può spiegare perché in tutti i posti praticamente sigillano le cose in questo modo? Cioè, è figo, però qualcuno me lo può spiegare? Perché negli altri stati non lo fanno? Va decisamente meglio. Adesso che ho mangiato i due panini e le due coche, sono, non dico sono pieno, ma sono a posto. E almeno fino a pranzo posso andare avanti. Questa cosa è coloratissima. What the fuck? Sembra la camera di Sabri. Oddio. Ragazzi, sono talmente pro che guardate. Senza bisogno del navigatore sono arrivato alla stazione di ieri. Ok, abbiamo raggiunto Mike e tutti gli altri. Adesso andiamo all'headquarter di MSI. Quindi il tassista, raga, non ci vuole portare dove vogliamo non andare. Non riesce proprio a capire neanche se è scritto in cinese. No, è scritto in cinese, ma comunque non vuole portarci lì. Siamo arrivati, stiamo cercando di convincere il tassista a girare a sinistra. Però ha messo la freccia a destra. Adesso l'ha levata. Dobbiamo girare lì. Abbiamo fatto un E passo lui ha avanti. tolto la freccia adesso. Guardate che Ora è faccia possibile convinta. tutto. Vediamo se ce la fa. Sinistra. Vai, vai, sinistra. Sinistra di là. Bravo. Grande. Ammazza due. Lanciatissimo. Padre, figlio di motociclista. Grande. Stiamo entrando adesso. C'è una scritta enorme.
Vai, dobbiamo seguire e adesso iniziamo il tour della fabbrica MSI. No, della, scusami, non la fabbrica, della sede principale. Esatto. Ok. Qua facciamo ricerca e sviluppo, tutta la parte amministrativa, gestione delle risorse umane, training, però le parti produttive sono deputate alle due fabbriche che abbiamo in Cina. Ah, ok. Quindi abbiamo due impianti produttivi, sono circa 90-100 campi da calcio come arco. Ah, Madonna. Quindi hanno circa 13.000 persone. Ok, quindi ragazzi, niente, non possiamo rubare una scheda video dalla... Non ho detto che non ci sono, ho detto che non le facciamo qua. Vabbè, allora ruberemo una scheda video. Giuro, sembra che, che ci sia il bilanciamento del bianco sbagliato, però in realtà non è così. Ok. Hello. Purtroppo all'interno del centro di testa non abbiamo potuto filmare, siamo adesso all'interno di un ascensore completamente di vetro. Infatti è un pezzo incredibile, più o meno, sì, perché faceva caldissimo giù. Sì, là in fondo, so che sto camminando, si vedrà tutto mosso, là in fondo c'è un super mega Lucky che adesso raggiungeremo. Ho appena scoperto che il mega Lucky è fatto di Lego. È enorme! Questa cosa piacerà tantissimo a Yaki. Guarda che figo! Anche queste magliette dei Fnatic, Cloud9 e Detonator. What the fuck is Detonator? Ok, vabbè, però Cloud9 e Fnatic. E qui c'è la gaming room. Adesso è mezza vuota a quanto pare, perché teoricamente è stato tutto spostato al Computex. Comunque qui ci sono tutte le postazioni, c'è una sala LAN dove viene gestito tutto quanto, molto carina. Vedete? Molto carino, questo è dentro gli uffici. E lì c'è un altro Lucky enorme, questo di peluche però. Vedete? E c'è il Lucky enorme che non può mancare. Siamo usciti dalla sede MSI, adesso sto aspettando gli altri che escano da Luisa Coffee, ok? Però sono andato al 7-Eleven e ho provato a prendere questa cosa qui e adesso vediamo un attimo com'è. L'odore non sembra male, il gusto lascia un po' a desiderare, però non è male. Sembra uva spremuta diluita con acqua, che probabilmente è quello che è, anche se c'è scritto 100% qualcos'altro. Allora ragazzi, devo registrare col cellulare questa cosa perché è terribile. Noi stiamo facendo vedere sul cellulare la mappa e continuo a non capire. Fagliela fare. Come on, dritto. Straight. No raga, è assurdo. Cioè, c'è la mappa, gli sto facendo vedere la mappa. Pure questo. E continuo a non capire. Questo qui, badge. No, non è possibile. Tutti, no? Non è possibile, raga. No. No. On the next one. We have to go. Next one. Siamo riusciti a farci portare da un tassista ragazzi. Raga, è assurdo. È assurdo. Con la mappa davanti. Con la mappa. C'è il GPS fatto vedere in mano davanti. Sorry. No. Non ha senso, questa cosa non ha senso, siamo arrivati comunque. Incredibile ma vero, siamo riusciti a tornare al Computex. Contro ogni previsione, no, andiamo. Allora, sono praticamente andati via tutti, io sono qui ancora perché sto aspettando che finisca di caricare il video, che in realtà è quello di ieri. Adesso sto scroccando la connessione, non va neanche male, mancano 16 secondi, quindi poi posso andare. Adesso mi sa che andrò a mangiare qualcosa nuovamente da KFC, perché è l'unico posto che so, oppure McDonald's, non lo so, è l'unico posto in cui so che potrei mangiare qualcosa. Avrei una cena da un'altra parte, ma non ce la faccio, sono troppo stanco. E inoltre vorrei cercare un posto dove fanno dei massaggi, perché ho male alla schiena, quindi vorrei andare a farmi fare un massaggio. Almeno così riesco a rilassarmi un po' dopo queste ore e ore e ore di stare in piedi, eccetera, camminare con l'attrezzatura e tutto. Inoltre, ho anche ritrovato Dimitri e gli ho regalato una delle mie magliette, anche se probabilmente non gli andrà bene la taglia, gliel'ho data così, tanto per. Credo di aver fatto la genialata del secolo, praticamente sono appena uscito dal Computex e perché praticamente nella zona dove si potevano prendere i taxi sotto il Computex c'era una coda di almeno tipo un'ora o qualcosa del genere. Però qua fuori, lì in fondo, vedo dei taxi liberi, quindi probabilmente uscendo
se ci sono i taxi liberi vado e non faccio coda per prendere il taxi. Momento della verità, però io vedo 4 taxi fermi, quindi andiamo a scoprire se effettivamente ho avuto la botta di culo oppure no. Allora, questo è vuoto. Hello man, are you free? E a quanto pare ho avuto la botta di culo incredibile perché siamo riusciti a prendere il taxi senza far coda e adesso ci porta in hotel. Allora ragazzi, questa cosa è fantastica. Praticamente io gli ho fatto vedere il posto, mi ha detto sì ti porto lì, e io gliel'ho fatto vedere su Google Maps, ok? Quindi, cioè, più di così veramente sono stranissimi i tassisti taiwanesi. Mi fa sì ti porto lì, e poi si ferma a un certo punto in mezzo al traffico e mi ha fatto vedere questo, mi ha scritto questa cosa su questo foglio di carta sperando che io capisca questa cosa, cioè, ma altrimenti gliel'avrei detto in cinese o qualche lingua simile. Allora, missione ricerca di un negozio, cioè di un posto dove fanno massaggi. Mi ha detto di girare qua, teoricamente proprio a fianco all'hotel, girare a destra e teoricamente qua dovrebbe essercene uno. Eventualmente, se dovesse essere chiuso, nella via successiva ce ne dovrebbero essere un paio. Allora, so che lì posso andarci, costa $1000 un'ora, ovvero tipo 30 euro, una cosa del genere, fattibile. E però adesso voglio vedere se c'è qualche altro centro qui, perché non mi ispirava tantissimo quel posto. Dove sono finito? Ma qui stanno ballando, tipo, in questa piazza c'è, vanno in skate, ballano, fanno un po' di tutto. Non lo so. Credo di aver trovato quello che mi serve. Guardate, questo è molto più bello dell'altro e a quanto pare con gli stessi soldi, ovvero 1000 fai 2 ore. Credo di aver letto una roba del genere, sì. Guardate, 1000, 2 ore. E il posto è decisamente più figo. Sono appena uscito. Raga, mi ha spaccato la schiena, le gambe, i piedi. Ah, faccio fatica a tenere su la telecamera. Però ne è valsa la pena. Ho trovato questo posto che sembrerebbe far carne, ma non so se fidarmi. Ok, allora, è stata un'esperienza mistica ordinare a questo ristorante. Ho ordinato alla fine la bistecca da mezzo chilo e non riuscivo a capire il perché non ci fosse niente da bere. Alla fine sono riuscito a recuperare da bere, perché a quanto pare si può prendere da bere quanto si vuole. Basta andare qui e continuare a riempire il bicchiere. Aspettate, perché io guardando la telecamera poi vado a spandere tutto. Ci sono anche, credo, gelati, o non ho idea di cosa sia questa cosa, Fanta o vabbè, questa roba che non ho idea di cosa sia. Penso tè alla pesca, questo tè al limone, Sprite, e questo non voglio sapere che cos'è. Una cosa molto complicata è stata spiegare la cottura. A me piace che quando la taglio, a me piace che quando la spiegarvi come piace a me la cottura della carne, quando io la taglio deve fare ok, più o meno quella è la cottura giusta. Continuava a cercare di spiegarmi in cinese che tipo di cottura. A un certo punto il suo collega è venuto all'illuminazione, quindi sono tornati in cucina, sono tornati qui con un foglio dove c'era scritto la traduzione, e quindi c'era cottura al sangue, cottura eccetera, i vari tipi di cottura, quindi sono riuscito a indicarle quale tipo di cottura. Però vediamo, io spero che non ci sia qualcosa di strano dentro questa bistecca, cioè non lo so, secondo me riescono a rovinare anche una bistecca da mezzo chilo, 600 grammi, non so quanto sia. Non sembra neanche malvagia, è bella grande, questa roba qua mi fa schifo a Lucazzo proprio. L'odore non promette niente di buono. La carne non è male, ma sono riusciti a rovinare anche una bistecca. È incredibile. Cioè, non so cosa ci abbiano fatto, ma sono riusciti a rovinare anche questo. Credo sia la bistecca più terribile che io abbia mai mangiato.
Cioè, mi è passata la fame. Ok, dopo la bistecca peggiore della mia vita è ora di tornare in hotel. Poi ci sono altri ragazzi che vanno in skateboard. Era da tantissimo che non vedevo cioè in due posti diversi così vicini persone che vanno in skateboard. Troviamo l'ascensore e nel frattempo vi do direttamente la buonanotte qui. Quindi ragazzi, ci vediamo con un prossimo video. Ciao.